Io che ho visto veramente la caduta del comunismo, ho visto la guerra in Georgia perché c'era così, ho visto della situazione che di caduta di un impero, a modo mio io questa situazione vivo veramente come una guerra. Quando torno da casa, cioè dove da fuori che appoggio i vestiti da mettere questa e quell'altra, stai lontano finché non ti fai, diciamo così, una doccia, una cosa. Il nostro è ancora peggio perché non hai più paura per te, ma vivi doppia paura per quelli che. Sì. Allora, mi chiamo Liana, faccio il medico, sono nell'ambito geriatrico ormai da 20 anni e sono contenta del mio lavoro molto. Sentiamo un attimo anche il cuoricino e poi dice, dottoressa, mi ha torturato oggi Pronto? parecchio, vero? No, no. Con Covid è iniziata a Bergamo perché vivevo a Bergamo all'inizio di marzo, era 9 marzo, quando ebbi proprio insomma, la prima 37 e mezza che ho considerato boh, era un boh. Sono rientrata al lavoro che erano inizio proprio di aprile, insomma era Covid, reparto aperto. Dopo circa insomma, 10 giorni, 2 settimane, mi ricordo che andavo a visitare una paziente, a un certo momento me la sono sentita che camminavo sulle nuvole, cioè non avevo proprio la terra sotto i piedi. Abbiamo chiamato subito, insomma, 118 con anestesista e così via che sono arrivati e sono finita all'ospedale. E la sintomatologia del dolore, proprio quella precordialgia tipica di infarto, dipendeva da questo. Io lo sentivo ormai che mi è diventata un bel po' dei mesi dopo, una sensazione che è una vibrazione proprio che la senti, però ho imparato di convivere con questa cosa qua. Ho conosciuto il male terribile su di me che si chiama Covid, sui miei pazienti che si chiama Covid perché la vediamo. A questo punto, se c'è un vaccino, e comunque la comunità maggior parte scientifica è quello che adesso abbiamo strumento di verificare, dice che ha l'efficienza, bisogna utilizzarlo. Assolutamente pro vaccino, perché bisogna guardare il giardino grande che si chiama umanità. Se io comincio a pensare a io, magari avrò un effetto, una febbricola, un qualsiasi tipo di effetto collaterale e ciascuno pensa esclusivamente di a sé, tutto un giardino che abbiamo che è adesso la città e poi il mondo intero. Non si può ragionare così. Pensiamo che apparteniamo a una specie che si chiama umanità, ogni tanto.